Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e e-learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto. Allora, buonasera a tutti cari amici. Questa volta parleremo della revocazione delle sentenze tributarie, un tema di nicchia che non molto spesso viene affrontato anche nei master, nelle varie scuole di specializzazione in materia di processo tributario, che però è importante precisare, per quanto capiterà molto meno spesso proporre un ricorso in revocazione rispetto a un ricorso di primo grado piuttosto che un appello, e ci mancherebbe. Però bisogna conoscere l'argomento, perché quando ci si imbatte bisogna sapere dove mettere le mani. Pertanto ho visto che nelle ultime edizioni dei vari master, quelli più accreditati, la revocazione, che spesso era trascurata, è stata invece inserita almeno in minima parte nel programma del master, perché ha la sua importanza e non è un argomento, non è una tematica che può essere del tutto omessa. E infatti in uno di questi master fui chiamato proprio io ultimamente a parlare proprio della revocazione. Ad ogni modo, inquadriamo prima l'argomento in generale. Il programma lo vedete, i punti sono questi: le caratteristiche dell'impugnazione per revocazione, i motivi di revocazione ordinaria e straordinaria, le sentenze revocabili, la cumulabilità con il ricorso per Cassazione, i termini per la proposizione dell'impugnazione, l'errore di fatto revocatorio. Ovviamente in quest'oretta non è che potranno essere approfonditamente sviluppati tutti questi punti, però ci sarà un flash per ciascuno di essi e poi ci sono le domande finali. Comunque vedremo le cose principali. Allora, partiamo quindi dalla revocazione delle sentenze tributarie. Allora, che cos'è la revocazione? La revocazione è un mezzo di impugnazione che si propone allo stesso giudice, allo stesso ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza da revocare. Allora, si tratta di una sentenza che ha dei vizi tali da essere riconosciuti dallo stesso giudice che l'ha pronunciata. Quindi questa è la caratteristica iniziale da sottolineare della revocazione, che il giudice competente è lo stesso giudice, lo stesso ufficio giudiziario, ma può essere addirittura anche lo stesso giudice proprio in persona, che ha emanato la sentenza da revocare, perché sono dei vizi che lui stesso è in grado di riconoscere, è in grado di vedere, e a differenza di altre impugnazioni in cui sono altri giudici che vanno a decidere sulla sentenza impugnata. E questo è il primo aspetto. Allora, abbiamo parlato di impugnazione per revocazione, vuol dire che siamo all'interno dell'argomento, del macro argomento delle impugnazioni. Cosa sono le impugnazioni? Lo ripeto a me stesso, l'impugnazione è lo strumento per porre rimedio ad una sentenza ingiusta, una sentenza viziata. Per cui con l'impugnazione si può giungere ad una nuova pronuncia da parte dello stesso giudice, come nel caso della revocazione, o più spesso da parte di un altro giudice, al fine di eliminare il vizio denunciato. Pertanto l'impugnazione riguarda le sentenze. C'è già stata una sentenza, è stato introdotto il giudizio, c'è stata una sentenza, ci sono state una o più sentenze, e l'impugnazione è lo strumento per giungere ad una nuova pronuncia, per rimediare ad un errore, che sia una sentenza ingiusta, una sentenza viziata. Questo è in generale. La revocazione si inquadra all'interno delle impugnazioni ed è interessante a questo fine vedere quali sono le classificazioni delle impugnazioni, che non è solo un esercizio teorico, ma serve poi per inquadrare la revocazione all'interno di questi e per poter poi entrare nella tematica delle impugnazioni in generale.
Le impugnazioni si solito classificare in queste tre classificazioni: impugnazione ordinaria e straordinaria, impugnazione rescindente e gravame sostitutivo, impugnazioni a critica libera o a critica vincolata. La prima classificazione, la impugnazione ordinaria e straordinaria. Questa classificazione, questa distinzione ha riguardo al concetto di giudicato formale di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile. Il codice di procedura civile si dice che la sentenza diviene cosa giudicata quando non è suscettibile di alcuni mezzi di impugnazione, il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso in Cassazione e la revocazione per i punti di cui è l'articolo 395 punti 4 e 5 del codice di procedura civile. Per cui il 324 stabilisce quando è che una sentenza passa in giudicato. Passa in giudicato quando non sono più proponibili questi mezzi di impugnazione, che sono i mezzi di impugnazione ordinarie. Lasciamo stare il regolamento di competenza che non riguarda, che nel processo tributario non c'è. Gli altri mezzi che ho citato sono l'appello, il ricorso in Cassazione e la revocazione per i motivi 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile. Quindi il 4 è l'errore di fatto e il 5 è il contrasto con un precedente giudicato. Mentre l'impugnazione straordinaria è quella che si ha quando la sentenza è già diventata cosa giudicato, ha già acquisito l'autorità di giudicato, però per motivi eccezionali può comunque riessere messa in discussione quando vi sono dei vizi occulti della sentenza, proprio perché occulti possono essere venuti fuori, possono risultare magari anche anni, dopo che la sentenza è passata, in giudicato. E questi sono i motivi di cui alla revocazione, quindi straordinaria, i motivi di cui al punto 1, 2, 3 e 6, sempre dell'articolo 395 del codice di procedura civile. E li vediamo un attimo. Ecco, questi sono i casi di revocazione, li trovo nell'articolo 395, e i punti che danno luogo ad una revocazione straordinaria, vuol dire che può essere proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sono: 1. Il dolo della parte al danno dell'altra; 2. Se vengono fuori delle prove false; 3. Il ritrovamento di documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre per forza maggiore o per fatto dell'avversario; e 6. Il dolo del giudice che può venire fuori anni dopo. In questo caso, vi ricordate, una decina d'anni fa, un fatto di cronaca che venne fuori diversi anni dopo, che vi era stato un giudice che era in dolo perché era stato corrotto, per cui poteva essere proposto la revocazione straordinaria, pur se quella sentenza era passata in giudicato da anni. Poi, in effetti, così non fu, perché in quel caso, fu un caso eclatante a livello nazionale di cronaca, fu proposta un'azione civile di risarcimento del danno. Comunque, i motivi 1, 2, 3 e 6 sono revocazione straordinaria, per cui eccezionalmente si supera anche il giudicato che normalmente rende immutabile, rende inoppugnabile la sentenza. In questi casi straordinari, perché sono vizi occulti che vengono fuori dopo, può essere proposta comunque un'impugnazione. Se no, l'impugnazione è ordinaria, ovvero l'appello, mezzo di impugnazione ordinaria, ricorso in Cassazione, e la revocazione per l'errore di fatto e il contrasto con il precedente giudicato, perché sono vizi palesi, sono vizi che vengono fuori fin da subito dalla lettura della sentenza e dal confronto con gli atti di causa. Pertanto, questi vizi possono essere fatti valere soltanto entro il termine per l'impugnazione. Quando passa in giudicato la sentenza, questi vizi non possono più essere fatti valere. E la revocazione, quindi, sì, è un mezzo di impugnazione
da questo punto di vista, nella prima classificazione si può dire double face, già no bifronte, è stato anche detto. Vuol dire che sia ordinaria che straordinaria, a secondo dei motivi, mentre invece l'appello e il ricorso in Cassazione sono mezzi di impugnazione di carattere ordinario. Ancora, la seconda classificazione, impugnazione rescindente e gravame sostitutivo. Beh, in questo caso la distinzione attiene all'oggetto del processo. Il gravame sostitutivo, tipicamente l'appello, l'oggetto del processo è il medesimo rispetto a quello di primo grado. Pertanto, chi propone appello propone una domanda per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, una sentenza che si va a sostituire a quello di primo grado. Pertanto, una volta emanata la decisione di appello, si sostituisce a tutti gli effetti a quella di primo grado, anche quando viene respinto l'appello, peraltro, e la sentenza di primo grado esce completamente di scena, viene eliminata dal mondo giuridico. E il gravame sostitutivo è tipicamente, ho detto, l'appello, mentre l'impugnazione rescindente è quel tipo di impugnazione in cui si fa valere uno specifico vizio della sentenza impugnata. È rescindente perché viene annullata la sentenza impugnata una volta che il giudice abbia riscontrato la sussistenza di quello specifico vizio che è stato denunciato con l'impugnazione. Però non si ha, almeno non si ha sempre una decisione che poi in una nuova decisione nel merito dei fatti controversi. Ci sarà una fase successiva, eventuale, che è quella della fase rescissoria, che può essere nell'ambito dello stesso giudizio, eventualmente, oppure nell'ambito di un ulteriore giudizio. Tipicamente il ricorso in Cassazione è rescindente perché si fa valere uno di quei vizi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, il giudice di Cassazione annulla, cassa, poi rimanda al giudice del rinvio che farà la fase rescissoria, che deciderà nuovamente nel merito. Oppure, eccezionalmente, in altri casi, quando non sono più necessarie ulteriori analisi del fatto, ulteriori valutazioni sui fatti controversi, la Cassazione può anche cassare e decidere nel merito, ove non sono necessari ulteriori accertamenti sul fatto. Allora, in quel caso rimane un'impugnazione rescindente, la fase rescissoria comunque viene svolta dalla Cassazione stessa, altrimenti viene svolta dal giudice del rinvio a cui viene rinviata la causa. Anche l'appello, abbiamo detto che è un gravame sostitutivo perché la decisione di appello si va a sostituire a quella di primo grado, eccezionalmente l'appello può essere impugnazione rescindente nei casi in cui nel codice di procedura civile, il 323-324 del codice di procedura, anzi 353, scusate, 354 del codice di procedura civile, in cui il giudice di appello rimette in primo grado quando riscontra determinati vizi, e nel processo tributario l'articolo 59, in alcuni casi particolari, per esempio il contraddittorio non è stato integrato, il giudice d'appello riscontra quel vizio e rimette al primo grado la causa. Quindi in quei casi particolari, l'eccezione che conferma la regola, l'appello è una impugnazione rescindente, non è gravame sostitutivo. Per quanto riguarda la revocazione, si discute nell'ambito del processo civile, c'è chi la ritiene un'impugnazione rescindente, in modo abbastanza prevalente, anche se non mancano voci molto autorevoli secondo le quali si tratta comunque di gravame sostitutivo, Cerino Canova, Attardi, eccetera. Nell'ambito del processo tributario la distinzione non ha grande senso perché in ogni caso nel processo tributario sappiamo che non sono ammesse sentenze
non definitive o parziali, pertanto, pur se sono due fasi logicamente distinte, nella stessa sentenza deve essere sempre e comunque emanata oltre la decisione sulla sussistenza del vizio revocatorio, anche eventualmente anche deve essere riesaminato il merito della domanda avanzata, per cui in ogni caso si tende a sostenere che la revocazione tributaria sia sempre gravame sostitutivo. Però queste sono cose più teoriche che altro. Mentre invece l'altra distinzione fondamentale è l'impugnazione acritica libera o acritica vincolata. E in questo caso abbiamo visto che la critica libera vuol dire che nell'impugnazione può essere fatto valere qualsiasi vizio della sentenza impugnata. L'appello, tipicamente, con l'appello io posso denunciare qualsiasi vizio, qualsiasi cosa che non va bene nella sentenza che ho impugnato. Mentre la revocazione è a critica vincolata perché posso denunciare solo i vizi che rientrano in uno di quei sei casi dell'articolo 395 del codice di procedura civile, così come è a critica vincolata il ricorso in Cassazione, perché posso denunciare uno di quei cinque motivi, di quei cinque punti dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Pertanto, ricapitolando, la revocazione può essere ordinaria o straordinaria secondo dei casi, e nell'ambito tributario si ritiene che sia gravame sostitutivo, e sicuramente è un'impugnazione sia tributaria che civile a critica vincolata, perché posso denunciare soltanto uno di quei sei motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile, che sono questi qui elencati. Benissimo. Allora, andiamo ora rapidamente quali sono le sentenze revocabili. Qui sono elencate le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale, regionale e le sentenze della Cassazione. Più specificamente, le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale, ovvero le sentenze di primo grado, sono revocabili se passate in giudicato attraverso il mezzo della revocazione straordinaria, per uno dei motivi di cui al 395, 1, 2, 3 e 6. Quindi la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale, solo la revocazione straordinaria, ove sia passata in giudicato. Viceversa, se non è passata in giudicato, il rimedio esperibile è sempre l'appello. Per cui, contro una sentenza della provinciale non passata in giudicato, io devo proporre sempre appello, perché è una cosa logica che ha stabilito il legislatore. Sarebbe superfluo proporre un rimedio che è comunque limitato. Abbiamo visto il limite del 395 ed è eccezionale rispetto quando ho a disposizione l'appello, che invece è un rimedio illimitato e di carattere normale, ordinario. Pertanto si ritiene che cioè si ritiene, no, questo è pacifico, che contro la sentenza della Commissione Tributaria non passata in giudicato io debbo sempre proporre appello. Pertanto si tratta di due rimedi che sono in un rapporto di continenza, sono rimedi alternativi, si suole dire, perché o propongo revocazione straordinaria, però si devono essere i casi della revocazione straordinaria a fronte di una sentenza della provinciale già passata in giudicato, oppure se sono pendenti i termini per la proposizione dell'appello, propongo sempre appello. Invece, contro le sentenze della CTR, quindi della Commissione Tributaria Regionale, secondo grado del giudizio, sono impugnabili per revocazione per tutti i motivi dell'articolo 365, 395, scusate, del codice di procedura civile, perché si tratta di vizi non denunciabili con ricorso in Cassazione.
mentre anche le sentenze della Corte di Cassazione dal 1986, ci fu una sentenza della Corte Costituzionale, e poi nella riforma del Codice Procedurale Civile del 90 è stato introdotto l'articolo 391 bis, che prevede che può essere impugnata per Cassazione, però solo per errore di fatto, quindi solo per il motivo di cui al punto 4 del 395 del Codice di Procedura Civile, la sentenza della Cassazione stessa, come proponendo un ricorso in revocazione avanti alla stessa Corte di Cassazione. Però il caso della Cassazione è un caso più particolare, c'è già stato il giudizio della Cassazione, quindi lo stesso cassazionista dovrà valutare se la sentenza della Cassazione abbia al suo interno un errore di fatto da denunciare con un ricorso in revocazione davanti alla stessa Corte di Cassazione. Sono ricorsi che si fanno perché capitano sentenze della Cassazione che abbiano preso un abbaglio, un errore di fatto, un errore revocatorio, però è difficile che la Cassazione stessa lo riconosca, però se occorre farlo si prova comunque sempre. Mentre invece è importante la revocazione contro le sentenze della Commissione Tributaria Regionale, perché qui vi è un rapporto di complementarietà tra i motivi, ecco questo che vedremo più avanti, di complementarietà tra i motivi del ricorso in Cassazione rispetto a quelli che sono i motivi di revocazione, perché con la revocazione io faccio valere dei vizi relativi al merito della controversia, mentre con la Cassazione, giudice di legittimità, faccio valere violazioni delle norme di legge sostanziali e processuali. Pertanto, una stessa sentenza di appello può avere sia dei vizi, un vizio revocatorio, un errore di fatto, sia anche poi delle violazioni di legge sostanziale o processuale che mi fanno consigliare di proporre anche il ricorso in Cassazione. Per cui devo capire cosa fare, perché se la stessa sentenza che mi ha dato torto può essere attaccata da entrambi i lati, beh, io non mi posso perdere delle tutela, quindi ho interesse a svolgere tutte le difese possibili per no, annullarla quella sentenza e per avere poi una decisione a mio favore, per ribaltare quella sentenza. Però capiamo bene che proporre una revocazione della sentenza di appello va bene, però poi anche la Cassazione, entrambi i rimedi, diventa una cosa onerosa, soprattutto il ricorso per Cassazione è ben più oneroso. E quindi dobbiamo vedere quali sono i rapporti tra le due impugnazioni. E qui entra in gioco il 398, l'articolo 398, comma quarto del codice di procedura civile, che riguarda la sospensione del termine per proporre ricorso in Cassazione. Ora, qui vi faccio una premessa: fino al 1990, fino prima alla riforma del Codice di Procedura Civile del 1990, vi era una sospensione automatica. Nel momento in cui si proponeva il ricorso in revocazione, era automaticamente sospeso il termine per proporre ricorso in Cassazione. Ed era una cosa molto bella e molto agevole. Io intanto proponevo il ricorso in revocazione ed ero tranquillo che il termine per proporre il ricorso in Cassazione era sospeso, per cui aspettavo, se non mi andava bene la revocazione, avevo comunque il termine fermo, sospeso, quando ripartiva questo termine, proponevo ricorso in Cassazione ed ero tranquillo da questo punto di vista. Una sospensione automatica ope legis, che però dall'altro canto è molto comodo per chi deve proporre queste due impugnazioni, però si prestava a possibili abusi, perché se uno voleva procrastinare la definizione del giudizio, intanto proponeva questa revocazione, magari anche pretestuosamente, e intanto si sospendeva il termine e poi dopo anche la Cassazione. Si prestava ad abusi a chi voleva
voleva adottare strategie dilatorie. E allora la riforma del 90 ha stabilito che invece la sospensione del termine per proporre ricorso in Cassazione non è automatica una volta che si propone ricorso in revocazione, ma deve essere concessa dal giudice. Per cui il nuovo articolo dice che il ricorso per revocazione non sospende il termine del ricorso in Cassazione e del relativo procedimento, ma il giudice della revocazione, su istanza di parte, ove ritenga non manifestamente infondata la domanda di revocazione, può sospendere il termine fino alla comunicazione della sentenza. Pertanto io propongo il ricorso in revocazione e nel ricorso stesso faccio un'istanza ad hoc chiedendo di sospendere il termine per la proposizione del ricorso in il ricorso in Cassazione. E ci deve essere il fumus, non deve essere manifestamente infondato, quindi una valutazione di fumus boni iuris, una valutazione prognostica sull'accoglibilità del ricorso in revocazione, e in quel caso il giudice può sospendere il termine per la proposizione del ricorso in Cassazione. Però attenzione, qui quando opera la sospensione del termine, perché qui si è posto il problema, perché comunque il termine per la proposizione per qualsiasi impugnazione, quindi sia per la Cassazione sia che per la revocazione, vi è un termine breve, che nel tributario è 60 giorni dalla notifica della sentenza, o piuttosto che un termine lungo, che è di 6 mesi dal deposito della sentenza. Pertanto entrambi i termini corrono e io devo sapere se una volta che ho proposto la revocazione, se eventualmente il giudice della revocazione avesse concesso questa sospensione successivamente, che rispetto al termine per proporre il ricorso in Cassazione, in quel caso c'è il rischio che io rimarrei comunque bruciato per quanto riguarda il ricorso in Cassazione. Nel senso, quando ho proposto l'istanza, ero nei termini per proporre il ricorso in revocazione, e così ho fatto, però quando è arrivata la risposta potevo essere fuori termine. E qui è intervenuto le sezioni unite, perché alcune sentenze della Cassazione dicevano: però se tu l'istanza l'hai fatta in tempo, anche se la risposta è successiva, si intende retroattiva la concessione della sospensione del termine per proporre ricorso in Cassazione. Altre erano di diverso avviso. La questione è andata alle sezioni unite, e le sezioni unite, il 30 agosto 2019, la numero 21.874, hanno detto che l'effetto sospensivo opera dal momento della comunicazione del provvedimento da parte del giudice della revocazione. Pertanto, qui il problema c'è, perché io posso averla fatta in tempo, però se non arriva il provvedimento, quando è ancora, pendente il termine, se arriva oltre, a quel punto me lo sono già bruciato il giudizio in Cassazione. Poi c'è anche da considerare che è vero che se non c'è notifica della sentenza opera il termine lungo, però si ritiene, ed è una cosa generale nell'ambito delle impugnazioni, che già la notifica dell'impugnazione equivale a notifica della sentenza, e quindi anche in quel caso scatta il termine breve. Qua la Cassazione è pacifica, anche ultimamente la numero 9421 del 9 aprile 2021 stabilisce che se io propongo ricorso in revocazione equivale a notifica della sentenza, quindi ho solo 60 giorni, se non sono già passato il termine lungo per l'impugnazione, per proporre ricorso in Cassazione. Pertanto dovrei ottenere una
sospensione del termine in un termine così breve. Tutto questo fa consigliare di, quando vi sono sia motivi di revocazione sia motivi per Cassazione, di proporli entrambi, perché questa sospensione ha delle maglie troppo strette. Peraltro, come ho detto prima, opera fino alla comunicazione della sentenza di revocazione. Pertanto, una volta che c'è stata la sentenza di revocazione, magari anche favorevole a me, ripartono i termini per proporre ricorso in Cassazione. Però quella sentenza può essere poi a sua volta oggetto di impugnazione avversaria, può essere quindi impugnata in Cassazione, perché contro le sentenze di revocazione sono proponibili gli stessi mezzi di impugnazione che contro la sentenza oggetto di revocazione. Per cui può darsi anche che la sentenza che mi ha dato ragione sulla revocazione venga ribaltata e nel frattempo sono spirati i termini per proporre ricorso in Cassazione, perché i termini sono sospesi fino alla sentenza, ma non fino al passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto il consiglio è che questa norma complessa, ve l'ho spiegata, cercato di spiegarla per quanto possibile, il consiglio è di non applicarla, ma proporre, quando ci sono i motivi, entrambe le impugnazioni. E allora, visto che si propongono entrambe le impugnazioni, questo è il consiglio che vi ho dato, evidentemente dobbiamo capire come funziona il contemporaneo svolgimento del procedimento di revocazione e del ricorso in Cassazione. Vi sono i problemi di coordinamento fra i due giudizi, perché sono due giudizi paralleli che ognuno va per i fatti su, quello in Cassazione e davanti alla Corte di Cassazione a Roma, e quello della revocazione davanti allo stesso giudice della CTR, nel nostro caso, la Commissione Tributaria Regionale, il giudice di appello. Allora, nel caso in cui, qua due casi dobbiamo analizzare, nel caso in cui la revocazione venga accolta, si ritiene, e la Cassazione è abbastanza ferma sul punto, che ove venga accolto il ricorso in revocazione, vi è cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ancora pendente, perché vi è un sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso in Cassazione. C'è una sentenza di appello che mi ha dato torto, ho proposto sia ricorso in revocazione, sia ricorso in Cassazione. Il ricorso in Cassazione è più lento, quindi pende, ancora non è stata fissata l'udienza, mentre invece il ricorso in revocazione viene discusso e mi dà ragione. A quel punto si ritiene, la Cassazione ritiene che il ricorso in Cassazione debba cessare, cessata materia del contendere, in altri casi ha detto per inammissibilità del ricorso per sopravvenuto carenza di interesse, comunque debba venir meno il ricorso di Cassazione, perché l'interesse, non c'è più interesse a coltivarlo. Il che è vero, mi sta bene, però attenzione, quella sentenza che mi ha dato ragione nella revocazione può essere poi impugnata in Cassazione stessa dall'Agenzia delle Entrate. Per cui, se io faccio cessare il ricorso in Cassazione e poi mi viene ribaltata perché viene accolta l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di revocazione che mi ha dato ragione, a quel punto rimango col cerino in mano, perché mi sono bruciato il ricorso in Cassazione e la revocazione alla fine mi ha dato torto, non mi è stata accolta la revocazione. Pertanto il mio consiglio, quando si propongono entrambi i mezzi e interviene una sentenza di revocazione che mi viene accolta la revocazione, io non vado a dire alla Cassazione: guardate, c'è questa sentenza, se no mi fa cessare il giudizio in Cassazione, o meglio, lo faccio solo quando questa sentenza è passata in giudicato, altrimenti aspetto e vediamo che succede più avanti. Poi potrà eventualmente proporre ricorso in Cassazione all'Agenzia delle Entrate contro la revocazione a me favorevole. A quel punto si può anche riunire tutto davanti alla Cassazione, così è stato fatto in alcuni casi,
Per esempio, vi segnalo questa sentenza che io avevo seguito nei gradi di merito, sempre della Cassazione, la sezione tributaria, del 25 maggio 2018, la 13.140, nella quale così era stato, è stato tutto riunito davanti alla Cassazione. Ci avevano dato ragione, torto in appello, avevamo proposto ricorso in revocazione, ci avevano, e contemporaneamente anche ricorso in Cassazione. Avevano respinto anche il ricorso in revocazione, avevamo proposto ricorso in Cassazione contro il diniego contro il rigetto dell'istanza di revocazione, e poi è stato riunito tutto davanti alla Corte di Cassazione. E così è la cosa così meglio funziona, perché altrimenti si rischia che a fronte di una revocazione accolta, però non passata in giudicato, si fa cessare anche il ricorso in Cassazione e si rimane con il classico cerino in mano. Quindi su questo mi raccomando massima attenzione. Mentre qualora invece il caso opposto, che è meno comune, però può esserci, che venga decisa prima il giudizio, il ricorso in Cassazione, magari con il rigetto. Per cui, contro la sentenza d'appello abbiamo proposto ricorso in Cassazione che ci viene rigettato. Normalmente il rigetto del ricorso in Cassazione fa passare in giudicato la sentenza di appello impugnata, che è quella a noi sfavorevole, quindi sarebbe la debacle totale. Però, se è sempre pendente il ricorso in revocazione, qualora poi dopo si abbia un giudicato favorevole nella revocazione, quella sentenza della Cassazione non avrà i suoi effetti propri, non farà passare in giudicato la sentenza di appello, ma perché la sentenza d'appello è già stata revocata e ribaltata dalla revocazione che mi ha dato un risultato a me favorevole. Quindi in questo caso la Cassazione sarà priva d'effetti e prevarrà la revocazione. È il caso opposto, però è meno frequente perché è più veloce come tempistica il ricorso in revocazione rispetto alla Cassazione, che notoriamente è ben più lenta ad avere una sentenza. Pertanto è molto più frequente il primo caso che vi ho posto, che è intervenuta già una decisione sulla revocazione, mentre sulla Cassazione è ancora pendente, ancora non è stata magari fissata l'udienza. Queste sono i due casi di coordinamento dei due giudizi che si svolgono parallelamente. Ora, un altro aspetto che vi volevo sottolineare è che l'articolo 65 del decreto legislativo 546 del 92 è stato inserito un comma 3 bis nel 65 con la mini riforma del processo tributario del 2015, il decreto legislativo 156 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, è stato inserito un 3 bis secondo il quale possono essere proposte istanze cautelari davanti al giudice della revocazione, secondo le norme della cautelare in appello, richiama l'articolo 52. Pertanto, la riforma del 2015, in vigore dal 2016, ha stabilito che può essere sempre, in qualsiasi grado del giudizio, proposta un'istanza cautelare, un'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dell'atto sub iudice, che inizialmente nel 92 era solo espressamente nel primo grado, l'articolo 47, la sospensione cautelare, richiesta di sospensiva. Poi dopo la giurisprudenza anche della Corte Costituzionale dal 2010 in poi è stato esplicitamente stabilito con l'articolo 52 nella pendenza dell'appello che può essere proposta un'istanza cautelare, quindi la sospensione dell'atto impugnato piuttosto che della sentenza di primo grado impugnata. Anche in pendenza del giudizio del rinvio può essere proposto la sospensione dell'esecuzione,
provvisoria, ai sensi del 62 bis, sempre del decreto amministrativo 546 del 92, e anche in pendenza della istanza del ricorso in revocazione, ai sensi di questo 3 bis, può essere proposta la sospensione dell'esecuzione dell'atto. Pertanto, ormai è generale come rimedio quella della sospensiva dell'istanza cautelare, e dobbiamo tenerlo presente che lo possiamo proporre anche davanti alla commissione tributaria regionale, non solo quando si propone appello, ma anche quando si propone un ricorso in revocazione. Bene, questi sono tutti quindi la cornice generale di tutto quello che c'è da sapere con riferimento alla revocazione. Poi abbiamo detto che i casi di revocazione straordinaria sono casi eccezionali che difficilmente possono capitare, che comunque dobbiamo averli presenti, perché se capitano dobbiamo sapere che anche a fronte di una sentenza passata in giudicato si può rimettere in gioco la partita. Anche il giudicato non ha una valenza assoluta, ma ha una valenza relativa in casi specifici, dolo della parte, vengono fuori delle prove false, si ritrovano dei documenti decisivi, però documenti decisivi che li ritrovo non perché non l'avevo trovati per mia negligenza, ma vengono fuori successivamente per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Magari erano dei documenti che li aveva l'Agenzia delle Entrate e non li aveva tirati fuori nonostante le mie istanze, nonostante tutte le mie sollecitazioni, oppure viene fuori un dolo del giudice, vabbè, caso molto particolare. Poi, questi sono casi estremi, casi insomma molto così, poco frequenti per niente. Mentre invece la revocazione ordinaria è l'errore di fatto, il contrasto con il precedente giudicato. Allora, il contrasto con il precedente giudicato, però, se il giudice abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato che è stata fatta, allora nel corso del giudizio di appello, allora a quel punto questo violazione di giudicato va denunciato con motivo in Cassazione. Però il caso più eclatante, quello che più capita, che può capitare, è l'errore di fatto. Quello è il motivo di revocazione che può capitare e che bisogna avere presente e sul quale dedichiamo l'ultimo quarto d'ora, penso che manca, di questo approfondimento. L'errore di fatto ex articolo 395, numero 4 del codice di procedura civile. E qui vi sono i 5 punti, che sono i 5 punti che trovate in genere anche se fate qualsiasi ricerca in banca dati, anche della sezione tributaria, quali sono gli elementi del motivo dell'errore di fatto revocatorio. In molte sentenze vi è questo elenchino che vi ho sinteticamente riportato nella slide. E dice: qual è l'errore di fatto? Perché l'errore di fatto revocatorio non è che qualsiasi errore di fatto commesso dal giudice di appello, parliamo sempre dell'appello alla fine, perché ho anche della Cassazione, perché poi il numero 4 può essere denunciato anche su una sentenza della Cassazione, come ho detto prima, ai sensi del 391 bis del codice di procedura civile. Però non è qualsiasi errore di fatto che è un errore di fatto revocatorio, deve avere delle caratteristiche particolari che proverò a descrivervi e poi vi farò degli esempi che sono capitati, degli esempi della pratica professionale, dell'esperienza di vita professionale. Allora, l'errore di fatto revocatorio in primo luogo deve essere consistere in una erronea percezione del fatto, si dice. Quindi attiene, è fondato sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, così dice il 395 numero 4 del codice civile. Per cui il giudice suppone che esista un fatto che invece è incontrastabilmente esclusa l'esistenza di questo fatto, oppure dall'altro lato suppone che non esista un fatto invece la cui verità è positiva,
positivamente stabilita. Ora ho riparafrasato un po' la legge, però vediamolo in modo più specifico. Allora, il giudice suppone che ci sia un documento, perché poi il fatto qual è, soprattutto nel tribunale, è un fatto documentale, quello è. Allora, il giudice suppone che ci sia un documento all'interno del fascicolo che invece pacificamente non c'è all'interno del fascicolo. Oppure, dall'altro lato, è il caso più frequente che capita, il giudice suppone, percepisce, suppone che non vi sia un documento all'interno del fascicolo che invece è pacificamente presente in atti. Per cui è un errore, quello revocatorio, che attiene alla percezione dei fatti. Una svista materiale del giudice, un errore banale, marchiano, uno svarione. Un abbaglio viene anche detto, l'abbaglio revocatorio, il giudice è stato abbagliato, ha visto quello che non c'era o non ha visto, più facile, non ha visto quello che c'era, non ha visto negli atti perché era abbagliato. È un errore che attiene alla percezione, non alla valutazione. Per cui il giudice, qual è la sua attività? Prima legge gli atti, poi li valuta e poi decide, poi giudica. In quel caso l'errore è proprio a monte di tutto, è proprio nella percezione, nella lettura, non ha visto, ha avuto un abbaglio, ha avuto uno svarione perché non ha riconosciuto l'esistenza di un documento che c'era. Ecco, questo. Ed è un errore banale, un errore, un abbaglio, una svista, ecco, viene anche detto una svista del giudice, è un errore dei sensi però, dei sensi, proprio non ha visto, è una svista, ecco, non è un errore di giudizio, non è che ha visto e l'ha valutato in maniera diversa o l'ha giudicato diversamente, per cui questa è la prima cosa che va chiarita e poi magari con gli esempi che farò più avanti sarà ancora più chiaro il concetto. Poi l'errore deve essere decisivo perché ci deve essere un nesso di causalità tra l'errore e la decisione, perché vabbè, se la decisione è basata su altri aspetti in cui quell'errore non ha quel nesso di causalità tale che influenza la decisione, e allora ovviamente non sarà mai, sarà un errore di fatto, però se non ha influenzato in maniera decisiva la decisione, non sarà mai un errore di fatto revocatorio, tale da far revocare la sentenza. E poi il fatto deve essere non controverso. Se il fatto è stato oggetto di discussione tra le parti, e allora a quel punto non sarà mai un errore revocatorio. Se si discute c'era o non c'era quel documento nel fascicolo, io ho detto di sì, il mio avversario ha detto di no, oppure l'avversario ha detto c'era però non era rilevante, allora questo, se c'era controversia tra le parti, non è mai errore revocatorio. Il fatto deve essere non controverso, pacifico. Deve essere evidente ed obiettivo l'errore. Sì, come dicevo prima, deve essere un errore talmente palese, talmente banale, un errore marchiano, talmente evidente che non occorrono grandi indagini. Sì, un errore che emerge con assoluta immediatezza. E poi non è un errore nella valutazione del fatto. E vabbè, questo più o meno ripete nell'elenco che ha fatto la Cassazione dei cinque motivi, però è sempre il concetto è questo, deve essere un errore di percezione e non di valutazione. Quindi questo 5 non è altro che una specificazione dell'uno. E allora, qual è gli esempi? Perché detto così, qualche idea, probabilmente a chi la prima volta sente parlare dell'errore di fatto revocatorio, qualche idea, però per chiarire gli esempi che poi vissuti nella vita professionale. Allora, un caso che è capitato qualche anno fa è che
una persona era deceduta e la figlia aveva lasciato una discreta eredità, era già vedova questa signora, aveva l'unica figlia, aveva lasciato una discreta eredità, un paio di milioni di euro come attivo. No, aveva lasciato anche le sue passività, quasi 1 milione, per cui il netto era 1.100.000, perché c'era un 900 di passività. Pertanto la figlia aveva presentato la dichiarazione di successione e aveva inserito appunto l'attivo, e poi aveva inserito nelle apposite voci che ci sono nella dichiarazione di successione tutte le poste passive che sono deducibili ai fini dell'imposta di successione. Nel quadro ad hoc della dichiarazione di successione aveva inserito che erano 16 poste passive che totalizzavano appunto circa 900.000 euro. E l'Agenzia delle Entrate fa l'avviso di accertamento sull'imposta di successione e disconosce tutte queste poste passive, quindi applica l'imposta di successione su 2 milioni anziché su 1.100.000, perché non riconosce per niente tutte le passività. Ricorso in primo grado, per ogni di queste 16 passività un dossier con tutte le pezze d'appoggio, tutti i giustificativi degli oneri, delle passività, che facenti sempre capo al decuius. E il primo grado ci dà ragione con una sentenza per la verità poco motivata, non è che dica granché, dice va bene, avete ragione. La sentenza di secondo grado, una sentenza molto strana, perché prima parla di tutt'altre cose che non rilevavano, e poi per quanto riguarda il merito, dice nel caso di specie i debiti disconosciuti dall'ente impositori non sono stati documentati. E quindi non vanno riconosciuti, quindi è giusto che siano stati non documentati. Oddio mio, non documentati. Per ogni voce abbiamo dato un papier di roba, un fascicolo con decine di documenti. Come fai a dire che non sono documentati? Potrai dirmi che non è sufficiente, non è valida quella giustificazione, quella documentazione non è tale da riconoscere le passività, ma non documentato, allora questo è il classico esempio di erronea percezione del fatto, perché c'è ed era pacifico tra le parti, quindi fatto non controverso, numero 3 di questo elenco. Era decisivo l'errore, perché se avesse visto, comunque sarebbe stata diversa la decisione, poteva anche dare lo stesso ragione all'ufficio, però avrebbe dovuto dire perché quella documentazione non andava bene, non è che diceva non c'è la documentazione, quindi hai torto perché hai torto. Ed era un errore evidente, obiettivo. Non è un errore di valutazione, è un errore di percezione. Non hai visto un documento pacificamente presente negli atti, pertanto questo tipo di vizio non lo potevo denunciare con un ricorso in Cassazione, perché non era un motivo di legittimità, era un errore di fatto revocatorio, una svista del giudice, perché probabilmente non l'ha neanche guardato il fascicolo, quindi più che una va bene, però una svista che è stato abbagliato, che ha guardato tutto il resto e non ha visto però tutta quella documentazione pacificamente presente negli atti. Ed è il classico errore da denunciare con la revocazione, e infatti la revocazione poi fu accolta. Un altro caso più o meno dello stesso tipo era quella dell'istanza di accertamento con adesione. Sappiamo benissimo che l'istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per la proposizione del ricorso in primo grado. In molti casi, infatti, l'istanza di accertamento con adesione viene fatta per motivi dilatori, per poter avere i 90 giorni in più per prepararsi il ricorso. Comunque, in ogni caso, lì è una sospensione che si ha semplicemente con l'istanza, anche se è un'istanza che non è granché motivata, basta che comunque non si rinunzi all'istanza stessa per avere i 90 giorni di sospensione. Allora, di solito nel ricorso di primo grado viene allegato anche l'istanza stessa di accertamento con adesione per
per dimostrare al giudice: guarda, il mio ricorso l'ho fatto non nei 60, ma nei 150, nei 60 più 90, quindi il mio ricorso è tempestivo e allego nel ricorso di primo grado l'istanza e accertamento con adesione. Lì non l'avevo seguito io, comunque fu allegata questa istanza, certo non è che fu scritto, io di solito faccio anche una frase per dire si fa presente fin della tempestività del ricorso che c'è un'istanza di accertamento con adesione per cui vi è la sospensione ai sensi del decreto legislativo 218 del 96. Faccio un discorso più articolato per farglielo vedere bene, per evitare proprio questi mancata percezione dell'istanza. Lì in primo grado era stata buttata lì l'istanza, comunque c'era in atti, nessuno aveva detto niente, nell'agenzia di Italia sapeva bene che c'era perché l'aveva pure discussa l'adesione. In secondo grado la questione era abbastanza complessa, il giudice lì di appello si pensò bene d'ufficio, perché poteva rilevarlo d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività, può fare in ogni stato e grado del giudizio. Dice: ah, ma qui però il ricorso non è stato tempestivamente proposto. Sentenza di appello, accoglie l'appello dell'ufficio. Per inammissibilità del ricorso originario, perché non tardivo, perché proposto oltre, ben oltre i 60 giorni. Allora, questo errore come può essere denunciato? Sicuramente non è un errore denunciabile ai sensi del 360 con ricorso in Cassazione, perché se avesse detto l'istanza di sospensione di accertamento con adesione, però non sospende i termini perché era meramente dilatoria, quello era un errore di diritto. Sì. Ma qui, se semplicemente ha detto il ricorso è tardivo, perché? Perché non ha visto l'istanza di accertamento con adesione che era nel fascicolo di primo grado e non se l'è andata a prendere, e allora in questo caso è un'erronea percezione del fatto, perché ha supposto l'inesistenza di un'istanza che invece era pacificamente presente in atti, non era controversa, era un errore decisivo, perché se non ci fosse stata questo abbaglio, questo svarione, magari poteva dare lo stesso ragione all'ufficio, ma non per inammissibilità, per altre ragioni, ed un errore evidente ed obiettivo, e non è un errore di valutazione, è un errore di percezione. Non l'ha visto, non l'ha voluto vedere, non se l'è andato a vedere, ma questo è un altro discorso. E sulla stessa scia, l'ultimo esempio, così 59, l'ultimo minuto, lo stesso caso ultimamente è capitato un collega che mi ha chiamato proprio per questo motivo. C'era un pendente in appello, una controversia. E avevano fatto il condono delle liti pendenti, la pace dei liti pendenti, l'ultimo provvedimento. E il collega, che non so se era vincente, veniva vincente o perdente dal primo grado, comunque aveva nelle more del giudizio, aveva allegato agli atti il condono che aveva presentato, e l'ufficio, correttamente, devo dire, aveva anche l'ufficio stesso ha allegato una nota nella quale diceva che il condono era tutto a posto, era regolarmente, quindi si era perfezionato. Ciò nonostante il giudice non vede né l'allegazione, la produzione del condono, dell'istanza di condono e del pagamento della prima rata, né la nota dell'ufficio che dice che il condono era a posto, e decide nel merito e dà ragione all'ufficio. Invece avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere per avvenuto condono. Invece dà ragione all'ufficio e condanna anche alle spese. E qual è il rimedio? Il rimedio evidentemente è la revocazione, come il 395 numero 4. Anche qui è un'erronea percezione del fatto, perché è veramente un abbaglio, perché non ha visto, non si è preso la briga di andare a vedere, però il concetto è quello. Nel momento in cui un documento, una nota viene depositata, si presume che il giudice l'abbia vista, la debba vedere, e se non l'ha vista vuol dire che è stato colto da un'errata percezione.
È decisivo perché la sentenza sarebbe stata di cessazione del contendere, non una sentenza favorevole all'ufficio con le spese. È un fatto non controverso, addirittura erano tutte e due che convergevano nella stessa direzione. L'ufficio per dire che il condono era il contribuente per dire che aveva fatto il condono. L'ufficio addirittura confermava dicendo che il condono era regolare. È un errore evidente, obiettivo, e non c'è nulla da valutare. Era tutto pacifico da questo punto di vista. Pertanto, anche questo caso recente è una conferma dell'errore di fatto revocatore, un esempio di come può essere inquadrato come l'errore di fatto che porta alla revocazione ai sensi del 395 numero 4 del codice di procedura civile. Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo. E-learning di qualità, da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto!